E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 17° episodio di Pokémon Nero. Andiamo subito, ragazzuoli. Ok, continuiamo ragazzi, siamo arrivati a Mistralopoli. Vediamo un attimo i Pokémon come stanno messi, va bene. Direi di curarli. E visitiamo questa città, ragazzuoli. Allora ragazzuoli, parlo un po' con tutti e poi vediamo la città. Oh, ragazzi, questo qui ha i demoni capaci di farmi restare di sasso per la loro bellezza. Se voi gli date la pepita, ragazzi, per tutti i ciottoli del mio giardino, incredibile lo strumento pepita, potrei pagare persino 10.000 se ti andassi. Ragazzi, subito, subito, dategli le pepita a questo qui, ragazzi, che vi dà un fottio di soldi. Ok. Perfetto. Vediamo se abbiamo altri strumenti, ragazzuoli. Un attimo al volo. La perla, abbiamo la perla. 1.400, va bene, dai. Altre cose? Forse niente. No, niente. Va bene, va bene, va bene. Buono. Ragazzi, questa signora a fianco ci dà breccia. Mi raccomando, su Pokémon parlate sempre con tutti, ragazzi. Sempre con tutti. Ragazzi, qui vendono le mosse tecniche. Bora, tuono e fuoco bomba. Ok, queste tre le vorrei avere. Le vorrei avere andando avanti nel gioco, quindi vedremo. Ricordiamoci qui a Mistralopoli. Il Pokémon leggendario giunse in soccorso dell'eroe che era partito alla ricerca degli ideali. Fu così che nacque questa regione. Quando quel Pokémon abbandonò la sua forma terrena, il suo corpo si trasformò in una pietra l'oscuro lite, in attesa della nascita di un nuovo eroe. Ho sentito questa storia da piccolo. Interessante. Il Pokémon leggendario Zekrom fece dono all'eroe della propria sapienza e scatenò dei lampi sfavillanti contro chiunque ne ostacolasse il cammino. Da allora i due diventarono inseparabili. La regione di Unma è stata fondata da genti accomunate dall'ammirazione per l'eroe e il suo Pokémon ed è cresciuta su questo modello. È così che si racconta da queste parti. Ok, interessante. Chissà se conducendo una vita monotona si cade in abitudine e si perde la voglia di cambiare. Può essere. E lo sapevi, una volta Silvestro ha recitato un film. Si dice che la Torre Dracospira sia stata creata da una miscela di ideali e verità. E lì da secoli continua a proteggersi almeno per quello che si racconta. Va bene, capo, va bene. Lo volete squadra un po' Mondrago, ragazzi? Ditemi subito, eh. Ok, qua il Pokémon Fan Club. Ahem, sono il presidente di Fan Club che ama i Pokémon più di ogni altro al mondo. Se sei un allenatore anche tu potresti mostrarmi con quanto amore accudisci i tuoi Pokémon? Bene, che Pokémon vuoi mostrarmi? Taiman. Quando hai incontrato questo Crocodile che era livello 15, ora è livello 33. Anche se non è molto posso sentire il tuo amore. Grazie, ok. Ok, vediamo un po' con Pyro, ragazzi. Livello 5. Ok. Condividi esperienza, un altro ragazzi. Un altro. Diamolo all'Eran. Ma è incredibile, ragazzi, eh. Ora ho due condividi esperienza? Non la sapevo sta roba. Questo è il Pokémon Fan Club. Vorrei dire quanta amicizia c'è tra i Pokémon. Con l'Eran. E facciamo te si vede che è felice quando sta con te. Ok. Invece vediamo con Pyro. Sono quasi invidiosa. Ti è brutta stronzetta. Oh sì. Come sei alla palestra quella lì, ragazzi? Una torre eterna che né vento né neve scavisco. La sua stessa esistenza sembra avere un significato speciale per la gente. Buongiorno, da questa parte, prego. Emozione e suspense con svegliamente. Lo sfidante di oggi è questo allenatore. Buongiorno sfidante. Iniziamo subito con i nostri quiz. Svegliamente azzecca risposta. Ecco la domanda. In bocca al lupo. Domanda. Come si chiama il fratello di papà? Questo è veramente difficile. Riuscirei a dare la risposta esatta? Aiuto, aiuto. Il pubblico ti suggerisce di chiedere aiuto.
Perfetto, eccoti l'aiuto allora. L'indizio è il marito della zia. Oh, con aiuto così non avresti dubbio. È tempo di dare la tua risposta adesso. Come si chiama il fratello del papà? Oh merda. In che senso, ragazzi, aiuto? Il fratello del papà. Che cazzo è? Persona! Chiunque è bellissimo. Ragazzi, dovrebbe essere cognato, però cognato non c'è, no? Giusto? Dovrebbe essere cognato. Vabbè, si chiama compagno. Oppure scriviamo zio. Zia, vediamo un po'. No. Boh. Antiparalisi. Ma non capisco, ragazzi, non lo trovavo cognato comunque. Vabbè, dai. Quindi ogni giorno c'è sta roba. Che figata. Qui non c'è niente. Però là sotto c'era una Pokéball che abbiamo visto. Quella che si innalza maestosa in fondo alla via è la Torre della Cospira. È una torre antichissima e retta prima ancora che Unima venisse fondata. Si racconta che il pomo leggendario attendesse in cima alla Torre dell'Avvento di colui che persegue gli ideali. Ma posso andarci? Ok, serve surf. Ah no, ok, non posso andarci allora, ragazzi. Non posso. Allora, qua sopra invece c'è qualcosa. Ok. Invece vediamo un po' qui sotto. Ah! Non pensavo di trovarci Pokémon. È uscito un Shelmet al 30, ragazzi. Va benissimo. Vai, metti fuga. Allora, vediamo un po' cosa ci sta qua, ragazzi. Come faccio ad arrivare dall'altra parte? Forse di qua. Qua c'è un mulino a vento, va bene. Qua c'è un cazzo. Come faccio ad arrivare dentro quella casa? Ma non si può entrare? Sì. Vabbè. Dopo vediamo. Vedremo. Forse con la neve, ragazzi, quando ci sta la neve. Sì, forse quando ci starà la neve. Va bene, dai, non fa niente. Allora, io dovrei andare. È un po', di qua. Ok. Percorso 8. Qua c'è un allenatore che sfidiamo. Assolutamente. Io direi anche di mettere un repellente magari qui, ragazzi, nel chill proprio, passeggiatina tattica. Intanto Kubucho. Vai Frog. Allora, io direi di colpo di fango. Proviamo un po'. Va benissimo. Abbiamo fatto anche un brutto colpo, ragazzi. Un altro colpo di fango e va a letto. Oh, resistenza, attenzione. Sopporta il colpo. E ora facciamo surf. E addio Kubucho. Perfetto, ragazzi, perfettissimo. Kaiman a livello 34. Maractus. Vai, signor Pyro, è tutto tuo. È tutto tuo, fratello. Ok. Io direi nitro carica, ragazzi. Ok, abbiamo tolto un pochetto. Marchia fuoco.
No, acupressione ancora? Merda. Non va bene, eh? Eccala. Eccala, ragazzi. Ora non lo attaccherò più, eh. Difesa speciale, ok. Nitrocarica. Vai. Va bene. Siamo anche più veloci ora noi. Speriamo. Sì. Nitrocarica ancora e dovrebbe morire Maractus. E infatti è così, signori. E infatti è così. Andiamo, andiamo. Pyro al 36, signori. Bellissimi. Garanzia. E io garanzia, ragazzi, lo tolgo al posto, cioè lo metto al posto di marchia fuoco, sinceramente. Potrebbe servirmi garanzia. L'Eran al 35. Palpito. Palpitoad, ragazzi, si mette l'Eran. Ma l'Eran a che livello si evolve, ragazzi? Che sarebbe Swadlun. Cioè, con l'amicizia, eh? O pietra foglia. Poi facciamo foglia lama. Intanto lui ci usa acqua, anello. Foglia lama, ragazzi, deve essere per 4. E infatti, è proprio così. Con il suo brutto colpo, l'Eran manda KO Palpitoad. Pokémon fortissimo. Oh! Signori! Signori bellissimi! Eccolo qui! Il nostro Emboar! Il nostro patatino Emboar! Aspettate, lo devo fare, ragazzi, lo devo fare. Emboar! Ok, sono molto contento. Bacca pesca. Mamma mia, ragazzi, il nostro patatone Emboar, eccolo qui. Buono, 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 buono. Sono molto contento che sia voluto. Non me l'aspettavo. Non mi ricordavo sinceramente al 36. Ah, mettiamo il repellente qua, ragazzuoli. Repellente max. E andiamo. Fango bomba. Bello, bello fango bomba. Qua posso fare surf, sì, ovviamente, ovviamente, ragazzi. Ok, qui c'è una tizia da sfidare. Che sfidiamo subito. Pam pam para pam. Frillish. Ok, noi abbiamo Prog. Ok. Io direi di mettere forse Maresh. Sperando che non ci uccida o robe del genere. Funesto vento, bene. Incredibile. Ok, non mi ha fatto un cazzo, meno male. Energisfera. Deve essere super efficace. Bravo Maresh, idropulsar, ragazzi, si becca purtroppo. Sperando che non viene confuso. Mamma mia. Energisfera ancora. E Maresh vince contro Frillish, signori. Bravissimo Maresh. Che ci manda in campo Douglet. Io vorrei lasciarlo Maresh, sinceramente. Facciamo elettrotela. E lo sciotta, signori! Con quella vita che gli rimane, lo sciotta! Incredibile! Ora lo curiamo. Il nostro bellissimo patatino Maresh. Ok, una bella super pozione gli abbiamo dato. E si è ripreso. Cura totale, che non è affatto male. Qui abbiamo altre persone da sconfiggere. No, non è vero. Oh, facciata, ragazzi, ci ha dato questa signorina. Ok. Questo sì. I pescatori. Ok, quindi tocca mettere un Pokémon tipo erba o elettro.
Biasculin. Proprio Basculin, incredibile. Vabbè, penso che se ora lo cambio, ragazzi, mi lo shotta. Quindi facciamo una cosa. Colpo di fango, uccidiamo sto Basculin e poi mettiamo l'altro, ragazzi. Riduttore. Bene, ma non benissimo, ragazzi. Però va bene. Una bella super pozione a Frog. Idrondata. Ok, ora va benissimo. Deve fare un cazzo. Non dovrebbe fare un cazzo. E me lo sciotta, signori. E me lo sciotta. Va bene. Idrondata ancora. Ok. No, ha evitato attacco, ragazzi. Ma che culo. Inondazione che me ne ha bagnato tutto. E mi sono trasformato in tipo acqua. Ma ora vai a dormire, Basculin. Un altro Basculin, signori. Sempre foglie lama. Sgranocchio. Oh, ma sono i forti. Porca troia. Sono forti i Basculin, raga, eh. Oh, tacci loro. Nel vero senso della parola, Ma perché sono così forti i Basculin? Ma sono pure veloci. Vai con energisfera. Non gli faccio nulla, ragazzi, ma è incredibile. Raga, ma che cazzo vuol dire? Ok, gli abbassa velocità. Ora dovrei essere più veloci di Basculin, sinceramente. Parlando, e Maresh batte chiunque, signori. Pazzurdo. Pazzurdo, signori. Proprio pazzurdo questa roba. Pure un attimo i Pokémon al volo. Ma ragazzi, ho curato i Pokémon. Siccome ho visto che sono tutti Pokémon di tipo acqua, diciamo, ho messo Maresh per primo. Il grandissimo Joltik per primo. Alolololololomola. Ogni volta la chiamo così. Alolololololomola. Inizia a piovere. Elettrotela. Oh, quindi sono più veloci. Oh, attenzione, ragazzi. Idrocazzo. Non stordirmi. Quindi fare un altro elettrotela, raga. No, protezione, merda. Merda. Famo energisfera, è meglio. E forse facciamo più danno. Mo tipo non muore, guarda. E invece K opera, mola. Ok. Ok, va benissimo. Curiamo il nostro Joltik strepitoso, fortissimo. Ok. Poi chi è? Eh sì, ora colgo le rocce e regalo il mio stampito. Ok. Oh, roccia fredda, ragazzi. Perfetto. Ah, qua che dice questi qua? Sembra che gli altri siano in azione alla torre Dragospira, che si trova nei pressi di Mistralopoli. Sembra che... ok. Diamo sempre la stessa roba. Bene. Quindi, allora, andiamo a vedere qui. Adesso vi mostro il capicello del mio Pokémon. Ok. Let's go, Ski. Cincino. O cincione. questo rompe il cazzo a Maresh. Infatti penso di mettere Pyro. Quindi vai a Pyro. Vai a Pyro. Vai in Boar. Quanto sei aggressivo. No, canto. Oh, in Boar si è subito svegliato con una sberleresi. Incantevole. No. No, sei innamorato in Boar. Ti è innamorato in Boar. Eh sì, vabbè, ragazzi, ma Cincino che cos'è? Zio Pera.
Bravo! Abbattilo! Bravo Emboar! Mamma mia, ragazzi, stava per morire contro Cincino Emboar. Vi giuro, non sto scherzando. Non sto scherzando, ragazzi. Prendi questa, bacca pesca. Mamma mia, stava per morire Emboar, raga. Ma che cazzo era successo? Ed è durata pure tanta la battaglia, non è durata poco. Ok, intanto curiamo Emboar, ragazzi. Abbiamo già finito le super pozioni che ho comprato, diciamo. Super pozione. No, Ultra Ball. Ultra Ball. Vai. Che posto è? Palude Mistralopoli. Chi ci sta qua, scusa? Sembra che ci sta un Pokémon, no? Ci deve sta. Allora, l'effetto è finito, quindi rimettiamo l'effetto. Allora, Patapim, pozione max, buonissima. Buonissima la pozione max. Allora, vediamo un po' dove. Intanto andiamo un attimo qua, battiamo questo, ragazzi. Vai. No, no. Vanillish! Attenzione! Io ci metto Pyro, ragazzi, ci metto Emboar, ci metto. Vai Emboar! Emboar! Forse ora lascio proprio Emboar per primo, ragazzi, mi sa. Sapete. Beh, con nitro carica. Buono Emboar! Let's go, Husky! Vai! Prendete esperienza. Kaiman al 35. Leran al 36, signori. Praxur. Praxur. Praxur è tipo drago, ragazzi. Cazzo li uso? Se faccio il rotolamento è super efficace? No. Cazzo, ragazzi, non me l'aspettavo. Ok, forse con il rotolamento possiamo ucciderlo. E ora che cazzo uccido? Come faccio a uccidere, ragazzi, quelli tipo drago? Oh merda. Oh merda. Oh merda. Sono morto, ragazzi. Ora mi sciotta tutti. Oddio, vai. No, ti prego. No, ti prego. So io chi vive. Vai Kaiman. Ti prego, uccidi Fraxur, Kaiman. No, ragazzi. No, ragazzi, brutto colpo, ho fatto. No, ragazzi. No, ragazzi. Non ci credo. Insomma, ho perso. Ha resistito Zubat con lacerazione. Facciamo protezione. Niente, ragazzi, ho perso contro un Fraxur. Ho perso contro un Fraxur. Ma è possibile? Porca troia. Si può perdere contro un Fraxur, va bene.
va bene, va bene. Potrei anche fare la palestra, sinceramente io, secondo me io la farei, però. La città l'abbiamo esplorata, Palude Mistra poi dovevi esplorare, però minchia, Fraxur, raga, mi ha distrutto. Forse dovevi cambiare uno tra Joltik e quello erba, E mettere proprio quello di tipo drago, dove mettere come un drago, ragazzi, dove mettere, mi sa proprio di sì. Cazzo, è vero, i Pokémon selvatici qua. Ma ragazzi, ho deciso che nel prossimo episodio ci sarà la palestra, quindi qui facciamo la palude, sperando di non morire con quel cazzo di Fraxur come prima. Vai, sconfiggiamoli tutti senza morire come prima. E Molga, io gli farei un rotolamento, ragazzi, e Molga. No, che cazzo gli faccio? Termoluce. Ok, mi ha usato acrobazia, ragazzi, mi ha fatto malissimo proprio. Ok, ci sta Alolololomula. Mando Maresh. Però tra uno dei due, dei Maresh e Swadd, non devo togliere, ragazzi. E forse tolgo proprio quello erba, mi sa. Però quello erba mi serve per acqua terra, tipo. Non lo so, ragazzi, poi vediamo. Potete dirmelo anche voi se volete, ragazzi, Di togliere, magari. Perché in Boar non lo so se tenerlo, sinceramente. Crocoroc, sì, perché mi piace Crocodile. Palpitoad, non mi ricordo se mi sto della come cazzo. Oh, brutto colpo, buono. Volà mi piace, devo acqua. Un volante psico è molto carino. Oh, segno raggio, intanto mi vuole imparare. Togliamo, penso togliamo color morso, ragazzi. Sì, dai. Vai, vai, Maresh. Maractus. Mettiamo Pyro. Gli facciamo una bella nitro caricaz in the face. Vai, nitro carica. Secondo me sbagliavo pure contro Fraxur a usare il rotolamento, ragazzi. Se usavo nitro carica era più veloce, attaccavo per prima. Ok, poi ovviamente ci riproviamo contro quel Fraxur. Baccacedro. Penso proprio ora. Non mi ricordo manco dove stavo contro quel Fraxur, sinceramente parlando. Allora, dov'è iperpozione? Eccola. Ok. Il nostro Pyro è curato. Oh, c'è una Pokéball. Revitalizzante Max, signori. Minchia. Proprio così nel chill, ma date, Bene, va bene. Questo chi cazzo? Ok. Ok, 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 ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Basculin. Ancora sti Basculin, però. Che cazzo ci metto? Mettiamo l'Eran. Mettiamo l'Eran, ragazzi. Idro andata. Ok. Sgranocchio. Quanto cazzo toglie Basculin, ragazzi? Ma che cos'è? Dai, Basculin, vai a letto. Bravo. No, che manca di... No, no, ha difesa. Ok. Mamma mia, ragazzi.
Bravo, bravo Leran. Ok. Tumpis. No, mi serve proprio lui. Non attaccherà mai per primo lui. Quindi usiamo una iperpozione, ragazzi. Per forza. Per forza. Scarica. Ok. Ma lui non è acqua terra, ragazzi. Scusatemi un attimo. Antenna bomba. Se magari foglia la m'attacca, ragazzi. Ok, grazie mille, ti voglio bene anch'io. Beh sì, è super efficace. Non gli tolgo un cazzo, perché non gli tolgo un cazzo, però è super efficace. E vedi che forse quello erba però mi serve, ragazzi. Si trasforma nel tipo terra? Stupido, ragazzi. Va bene. Sopporta il colpo. E foglie lama e addio Stumpisk. Perfetto. Madonna che verso bruttissimo, ragazzi. Ok. Questo abbiamo fatto. E ora ritorniamo qui sopra, che c'era quello stronzetto di merda. Eccolo. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo un po', devo essere più veloce di tutti, eh. Vanilish, ok. Quindi nitrocarica almeno so già di essere veloce. Però danza spada, se ricordo, aumenta anche la velocità. Ok, abbiamo aumentato la velocità. Già di uno. Saliamo anche a livello 37 con Pyro. Con gli altri niente. E ci mette Fraxur. Rompi forma qua. Vediamo se con nitrocarica gli faccio un po' di danno, ragazzi. Ok. Dragodanza. Vedete che cazzo aumenta. L'attacco. Velocità. Merda. Però sono sempre più veloce io, ragazzi. Se uso nitrocarica sono sempre più veloce io. Mi deve fare un brutto colpo, mi deve fare. Se uso sberletese? Non è anche tipo buio Fraxur? Merda, ragazzi, non mi dica che usa dragartiglio. Oddio, ho vinto, può essere. Può essere che ho vinto contro Fraxur, signori. Comunque mi serve un tipo drago o ghiaccio. Vanillite c'avevo anche. Cono gelato avevo. Ok. Meno male, ragazzi. Meno male Pyro. Meno male in boa. Ok, livello 37 per Leran. Buono così, ragazzuoli. Buonissimo. Bacca cedro. Comunque Fraxur tanta roba, eh. Axorus lo vorrei avere, casomai. O è Dragon, uno dei due, insomma. Elisir Max. Ok. Repellente. Non c'è più un cazzo qui, ragazzi. Ovviamente è il Pokémon selvatico. Ok. La palude, ragazzi, l'abbiamo fatta. Quindi io direi di andare vicino al centro Pokémon. Salvare. E dove cazzo si passa? Di qua. E curare i nostri bellissimi Pokémon, ragazzuoli. E ci vediamo nel prossimo videozzo. Quindi andiamo qua. Ragazzi, grazie a tutti di aver visto il video, di essere sempre qui con me. Io vi voglio bene. Mi raccomando, lasciate like con il video e iscrivetevi. E alla prossima, chicchi!